Argentina, crisi economica del 2001, il massacro in Ruanda, Siria adesso, piuttosto che la Libia o comunque tutta la parte della Maghreb, della primavera araba e via dicendo. Okay. Sono tutte situazioni che leggiamo sul giornale. Spagna oggi, non lo leggi Spagna tanto oggi sui Grecia. Grecia. Io sto guardando molto da vicino. Italia tra un po', magari. Esatto, il lavoro che sto facendo adesso è proprio quello di guardare Grecia. C'era questo disegnino carino, tra virgolette, del domino con la tesserina della Grecia che stava già cadendo, quella della Spagna che era lì e quelli dopo era l'Italia, no? Il lavoro, ad esempio, che sto facendo io in questo periodo è cercare di mettere in relazione gli eventi che capitano in questi tre paesi e cercare più o meno delle correlazioni e delle corrispondenze. La prima cosa che ho notato, perché la prima cosa che mi era venuta subito fuori era un'emergenza medica che c'è già stata in Grecia, sulla disponibilità dei medicinali e difficoltà di accesso alle cure mediche, con la stessa cosa che sta cominciando ad avvenire adesso in Spagna con i tagli ovviamente alla sanità, cose di questo tipo, per vedere come questo poi alla fine ricapita anche con l'Italia. E grosso modo la disagiata. E questo, rispetto al discorso di studiare i casi storici per vedere come farlo, questo qui è un po', proprio secondo me, un po' l'uovo di Colombo, perché è un po' come avere la palla di cristallo, cioè se si riesce a vedere che per forza di cose società simili basate sugli stessi bisogni, sullo stesso tipo di relazioni economiche, seguono un destino abbastanza simile a pochi mesi l'uno dall'altro, potrebbe darci il vantaggio di dire: è capitata la cosa X 6 mesi fa in Grecia, 3 mesi fa è capitato in Spagna, già che a noi manca poco, okay? Per quanto bisogna sempre tener conto delle differenze, dei momenti anche di poco, ormai i momenti storici per queste cose qui si calcolano in settimane, neanche più in mesi, quindi le variazioni ci sono e sono parecchie, però nel momento in cui non comincio a vedere andamenti analoghi degli spread, dell'inflazione, disoccupazione soprattutto distribuita sulle stesse fasce di età, eccetera eccetera, è un po' come avere appunto la palla di cristallo, dico, già che vedo cosa capita quello davanti a me che sta facendo la stessa strada.